ricordami che il tutorial di oggi è questo portaocchiali, anche un portamonete, lo possiamo realizzare anche una pochette, cambiare anche le misure. Vi lascio tutte le indicazioni nel tutorial. Io ho scelto come filato, ho scelto lo zefiro, l'ho lavorato a due capi, ve lo faccio vedere da vicino. Il punto sicuramente l'avete riconosciuto, ci sono molte borse della Miu Miu. Io ho utilizzato questo punto incrociato e questo bordo con la maglia bassa. Vi dico poi gli aumenti che ci sono sia dentro, anche qui laterali. Io non l'ho foderato, ma potete anche foderarlo, ma per un portaocchiali è perfetto così. Potete ovviamente aumentare fino alla larghezza che preferite, potete cambiare le misure interne se preferite realizzare una pochette e farla più grande. Adesso vi do le misure di questo portaocchiali. Sono 17 centimetri per 11, è abbastanza grandino, diciamo per gli occhiali è perfetto, ma potete anche aumentare per quanto riguarda il multiplo, per cui adesso che andiamo a vedere il punto, vi do tutte le indicazioni per questo fantastico portaocchiali. Il filato scelto per questo progetto è lo Zefiro Lux. Vado a lavorare a due capi, ho scelto il rosa e il beige. Allora, la sua composizione è il 54% di cotone, il 36% viscosa e il 10% di poliamide. Sono 200 grammi, 640 metri, consiglio un uncinetto dal 3 al 4. Potete utilizzare anche il fioccotone a due capi per realizzare questo progetto, oppure anche il filato, diciamo anche quello ecologico, il cotone ecologico. L'uncinetto scelto è il 3,5. Per iniziare il punto dovete avviare 24 catenelle, è un multiplo di 3. Come vedete, ho unito i due filati dello zefiro. Una volta avviate le catenelle, andiamo a creare 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Contando dall'alto entriamo nella settima. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vado a realizzare una maglia alta. Ovviamente ho utilizzato i due fili insieme dello zefiro. Una catenella, prendo il filo, vado nella catenella dietro, lo faccio vedere bene, eccola qua, prendo il filo e realizzo una maglia alta. Conto 3, attenzione a non ripetere sulla stessa maglia, per cui 1, 2, 3. E di nuovo maglia alta, catenella, prendo il filo e vado dietro la catenella dietro, e lavoro una maglia alta. Abbiamo fatto il nostro punto incrociato. Ancora conto 1, 2, 3, prendo il filo. Catenella, dopo realizzato la maglia alta, prendo di nuovo il filo, vado dietro l'uncinetto e lavoro una maglia alta. Proseguo fino al termine della riga. Arrivati alla fine, realizziamo, contando 1, 2, 3, realizziamo una maglia alta. Adesso due catenelle e volto il lavoro, vado a lavorare la seconda riga. Prendo il filo, entro sulla seconda maglia alta incrociata. Qui c'è la prima catenella e la seconda, per cui entro nella seconda e realizzo una maglia alta. Una catenella, prendo il filo, entro nella maglia alta, non nella catenella, ma nella maglia alta. E proseguo, prendo il filo, entro non nella prima né nella catenella, ma nella seconda maglia alta.
catenella sempre di separazione. Prendo il filo e entro nella prima maglia alta. Prima prendo il filo e maglia alta. E proseguo sempre con la stessa sequenza di punti. Fino al termine. Arrivata alla fine, maglia alta sulla seconda catenella, qui laterale, maglia alta. Abbiamo concluso la riga. 2 catenelle. Giro il lavoro e si ripete tutto da capo, per cui vado a lavorare una maglia alta sulla seconda maglia alta, catenella, e realizzo ancora il punto incrociato. Ecco qui. Proseguo fino ad arrivare alla lunghezza che adesso vi faccio vedere. Proseguiamo e poi andiamo a fare tutta la rifinitura. Mi sono portata avanti con il lavoro, adesso vi dico le misure. 24 centimetri per 12, per cui a 24 centimetri mi fermo e adesso vado ad agganciarmi al centro, circa al centro, proprio tra, diciamo, le catenelle o la maglia alta. Prendo il filo, realizzo una catenella. Realizzata una catenella, blocco il filo dietro e vado a lavorare una maglia bassa e una maglia bassa in questo modo. Adesso per ogni, vedete, per ogni maglia alta, senza andare a lavorare il nodo, non andiamo a lavorare, e da qui passo a quello successivo, lavoro una maglia alta, blocco il filo dietro e una maglia alta. Prendo bene il filo e una maglia alta in questo modo. Successivo, maglia alta e maglia alta. Successivo, maglia alta e maglia alta. Vedete? In questo modo. Proseguo fino all'angolo, che adesso andiamo a vedere l'angolo come si lavora. Adesso vado a lavorare l'angolo, sono arrivata all'angolo, questo possiamo anche nasconderlo prima alle codine oppure andiamo a lavorare sopra. Come vedete prendo il filo e qui sull'angolo vado a lavorare, no, vado a lavorare 4 maglie basse. La prima, la seconda, la terza e la quarta. Mi raccomando, lavorate sul dritto del lavoro, mi raccomando. Adesso vado sempre al punto successivo e lavoro le 2 maglie basse. Punto successivo, vedete qui sempre 2 maglie basse. Prendo sempre il filo, invece non lo devo prendere perché sono delle maglie basse. Ancora maglie basse, poi dopo vado a tagliare il filo dietro, quello in eccesso. 2, 2 e 2 finché arrivo all'angolo. Arrivata all'angolo ne devo realizzare 4, per cui ogni angolo realizzo 4 maglie alte. Ecco qui. Adesso proseguo sempre con 2 a 2 e poi gli angoli 4 e completo tutto il giro.
Quando andate a chiudere il giro, chiudete con una maglia bassissima. Abbiamo concluso il giro, catenella, rientro sullo stesso punto e vado a lavorare le maglie basse. Adesso lavoro punto su punto, ma andiamo a realizzare degli aumenti semplicemente agli angoli. Adesso sono arrivata all'angolo. Abbiamo realizzato le quattro maglie, per cui 1, 2, 3, 4 sono queste. Eccole qui. La prima la lavoro normalmente, prendo la maglia e la lavoro a maglia bassa. La seconda, eccola qui. Eccola qui. Vado a lavorare un aumento. La prima e la seconda maglia sullo stesso punto. La terza maglia vado a realizzare un aumento, per cui la prima e la seconda sullo stesso punto. La quarta maglia la lavoro normale e poi lavoro i punti normalmente, per cui all'angolo vado a lavorare una maglia, aumento, aumento e una maglia. Adesso vediamo il giro successivo. Quando arriviamo in questo punto, nel giro precedente abbiamo fatto 3 maglie, ora dobbiamo lasciare 4 maglie, aumento e aumento. Per cui lo vedete proprio centrale, 2, 4, per cui vado in questa maglia e vado a realizzare un aumento. La prima e la seconda maglia. E come vedete qui centrale ne abbiamo 4 di maglie. 1, 2, 3, 4, le vado a lavorare, per cui prima ogni volta che andiamo a fare un giro all'angolo aumentiamo delle maglie, qui 4, questa è la terza e la quarta. All'ultima, diciamo, maglia dell'angolo andiamo a fare nuovamente un aumento e qui l'aumento, 2 maglie sullo stesso punto. Ecco come si presenta. Adesso completiamo di nuovo il giro e ne facciamo un altro che nell'angolo dobbiamo aumentare una maglia. Ecco qui, ho terminato, ho fatto fino a 5 maglie laterali, come aumento 5 maglie e poi aumento. Ho fatto in questo modo ed è perfetto. Voi potete anche farlo più largo se vi piace, basta aumentare ogni volta le maglie all'angolo. Adesso andiamo a vedere la misura della lunghezza che è a 29 centimetri e della larghezza tra l'angolo e l'angolo che è di 15 centimetri. Allora adesso possiamo chiudere. Come larghezza per me è perfetta, potete, ripeto, farlo anche più largo. Allora dobbiamo semplicemente mettere la parte a V, deve essere il davanti. Per cui vado a chiudere in questo modo e a cucire. Poi dipende da quanto lo volete largo, non ha insomma una regola. Allora in questo punto io credo che sia perfetto. Prendiamo adesso il filo e iniziamo a cucire. Adesso vado a cucire con l'uncinetto. Prendo le costine interne, mi sono agganciata con il filo, prendo le costine interne e realizzo una maglia bassissima. La prima è un pochino più complicata, eccola qui. Adesso vado sempre a realizzare in questo modo bassissima. E bassissima. Fino al termine, fino ad arrivare alla fine, io direi di mi fermo proprio dove stonda qui da questa parte. Io mi fermo in questo punto. Posso prendere qualche punto in più, ma poi alla fine lo lascio stondato in questo modo.
e vado sempre a prendere le costine interne con la maglia bassissima. Ecco qui, vi faccio vedere l'effetto, cercate di non tirare troppo e proseguiamo. Ecco qui, ho terminato. Qui potete mettere un bottoncino di quelli a calamita piccolini che sono perfetti. Potete anche foderarlo, casomai lo foderate prima, come preferite. Io lo preferisco così perché tanto non serve, l'ho un pochino riempito per farvi vedere l'effetto. Vi ricordo che lo potete realizzare più grande, basta fare una base. Qui ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diciamo del punto incrociato, ne potete fare 9, 10, prendete il centimetro, verificate su un campione quanto lo vogliate lungo e calcolando poi il bordo, insomma, in base sempre alla larghezza che lo volete. In questo caso potete variare la misura. A me piace così piccolino, perché così piccolino era da tempo che non ne realizzavamo uno. E potete anche realizzare una pochette, perché no, una bella bellissima pochette con questo filato meraviglioso. Vi ricordo che potete sostituire il filato col fioccotone, quello ecologico, con una fettuccia, col Tahitali, insomma, potete veramente sbizzarrirvi con il filato, che quando sapete qual è il multiplo e la misura in cui volete avviarlo, poi, insomma, il gioco è fatto. Io vi saluto, vi lascio sempre sul mio blog una scheda da scaricare con tutti i punti di riferimento. Vi saluto e ci vediamo sempre lunedì con tantissimi tutorial, mercoledì durante la settimana. Insomma, questo canale è sempre molto molto attivo. Lasciatemi un like e non dimenticate di iscrivervi al canale. Un bacione!